Ciao ragazzi, bentornati o benvenuti in questo nuovo video su Elden Ring, dove andremo finalmente a vedere la build del protagonista di Sekiro, Lupo, o Wolf che dir si voglia. Ti sei svegliato. Sembra che morire non sia il tuo destino. Non ancora. È passato del tempo da quando ti ho trovato. Il tuo signore è ancora vivo. Faranno presto uso della sua stirpe. Come nei video della build di Kratos e di Wolverine, nel caso non li abbiate visti, vi lascio il link in descrizione o qui sopra da qualche parte. Se vi va, andate a recuperarli. Vi lascerò la creazione estetica del personaggio alla fine del video, in modo che possiate fruirne con più tranquillità e intanto possiate godervi tranquillamente la build. Parto subito dicendovi che ho deciso di dividere le ampolle in 12 ampolle cremisi e 2 ampolle cerulee. Le ampolle cerulee ne ho equipaggiate solo due, perché le andrò ad utilizzare solo ed esclusivamente per andare a sfruttare le abilità dell'arma. Non andrò ad evocare nessuno utilizzando i punti magia. L'unica evocazione che ho deciso di usare in queste tre run che ho fatto con Wolf è la lacrima riflessa. Per il resto ho deciso di non utilizzare nulla. Quindi non utilizzo nessun incantesimo, nessuna stregoneria, nessun tipo di vaso e nessun tipo di aroma. Come armatura ho deciso di equipaggiare l'armatura da Ronin, perché esteticamente mi sembrava, tra virgolette, quella un pochino più simile, semplicemente per quel pin d'indifo che gli svolazza dietro la schiena, ecco. Poi ovviamente potete scegliere quella che più vi piace, che più si confà al vostro gusto. Come guanti e come schinieri ho equipaggiato i guanti d'arme dei giunchi bianchi, sempre per una questione di estetica, perché mi sembrano un pochino più simili all'originale, se vogliamo, anche se effettivamente a livello estetico di armature non c'è nulla che si avvicini in maniera particolare all'estetica del protagonista di Sekiro, ma tant'è, ce lo facciamo andare bene così. La mia terza run l'ho completata così, con la zanna lunga sanguinaria e l'ascia a una mano. Ho deciso di equipaggiare l'ascia a una mano per andare a simulare il braccio prostetico di Wolf. Parto che hai perso ha fatto posto a qualcosa di più utile. Imparerai ad apprezzare il suo valore. Possiamo, se vogliamo rimanere quanto più vicini alla realtà di Sekiro, possiamo andare ad utilizzare l'ascia a una mano nella mano sinistra oppure un brocchiero per andare a parriare i colpi dei nemici. Come arma principale, come già detto, io ho scelto la zanna lunga. Come cenere di guerra ho applicato seppuku o seppuku. Non ho ancora capito come si pronuncia, e come potete vedere fa veramente una marea di danni. La build presa così fa tantissimo danno, anche contro Malenia. In terza run l'ho praticamente distrutta, l'ho sciolta in un attimo, quindi utilizzando l'accetta piccola e la zanna lunga, ovviamente dopo aver utilizzato la cenere di guerra che ho applicato, sono riuscita a fare una marea di danni. Nelle mie run ho anche provato la katana fiumi di sangue, che come potete vedere anche quest'ultima risulta veramente devastante, ma lo sappiamo già da diverso tempo che questa è una delle katane più forti del gioco, proprio a mani basse. Poi ho anche utilizzato la mano di Malenia. Ovviamente tutte le armi le ho portate
portate al massimo, quindi sono la mano di Malenia come la fine di sangue a più 10 e la zanna lunga a più 25. Come vedete, anche la mano di Malenia ha il suo perché, fa tanto danno e la sua abilità, anche se contro alcuni nemici non risulta particolarmente indicata, se utilizzata con un po' di intelligenza, con un po' di attenzione, riusciamo comunque a sconfiggere chiunque si ci pari davanti. Mentre, come già detto, la zanna lunga sanguinaria è stata l'arma che mi ha veramente colpito di più. Oltre al fatto che ha un range molto più ampio, proprio perché è una katana veramente più lunga rispetto alle altre, fa tanto danno ed è anche molto veloce da usare. A livello di statistiche, io sono a livello 337 in questo momento, quindi come livello è veramente alto. Quindi ho deciso di puntare tutte le mie rune su vitalità, tempra, destrezza e arcano. Per questo motivo ho scelto di utilizzare solo quelle tre katane per non andare a sprecare dei livelli in altre caratteristiche come potrebbero essere l'intelligenza nel caso avessi optato per l'utilizzo di luna velata o di spada meteorica. Quindi queste sono le quattro caratteristiche che ho deciso di andare ad aumentare, lasciando indietro tutte le altre. Come amuleti ho deciso di equipaggiare il talismano Gran Scudo del Drago per incrementare la resistenza ai danni fisici, l'amuleto della Danzatrice Blu perché avendo un carico d'equipaggiamento minimo andiamo a fare molti più danni, la scheggia di Alexander appunto per aumentare i danni dell'abilità dell'arma, Giubilo del Signore del Sangue che ci va a incrementare la potenza d'attacco in prossimità di sanguinamento. Volendo potreste decidere di utilizzare l'emblema della spada alata marcescente che incrementa notevolmente la potenza d'attacco dei colpi consecutivi, come anche la protesi di Millicent che incrementa sia la destrezza sia la potenza d'attacco dei colpi consecutivi, il favore dell'albero madre più 2, ovviamente a inizio run magari andrete ad utilizzare il favore dell'albero madre appena lo trovate, ma già in seconda run potete andare ad utilizzare il favore dell'albero madre più 2 che vi aumenta i punti vita, il vigore e il carico d'equipaggiamento massimo, molto molto utile. Il solito cimelio della portatrice di protesi che vi aumenta la destrezza perché è la caratteristica fondamentale di questa build, è una build basata su destrezza e arcano. Il sigillo piaga di Radagon sempre per i motivi che vi ho detto fino ad ora, quindi per andare ad aumentare quegli attributi come la tempra e la destrezza che vi servono tantissimo. E poi ovviamente il medaglione d'ambra verde per aumentare il vigore massimo, come pure il medaglione d'ambra cremisi
per andare ad aumentare i punti vita massimi. Come consumabili, gli unici che ho utilizzato sono la carne pregiata per aumentare brevemente l'attacco fisico e il gamberetto bollito o il granchio bollito per andare ad aumentare la resistenza ai danni fisici. Volendo, si può utilizzare anche la coppa di tartaruga in salamoia per andare ad aumentare brevemente il recupero di vigore. Vi lascio alla creazione del personaggio, lasciate un like se vi è piaciuto il video, commentate se volete qualche altra build particolare con qualche personaggio diverso dal solito, lasciatecelo nei commenti e cercheremo di portarvelo al più presto. Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi nessuno dei prossimi video che arriveranno in futuro. Vi ricordo anche che in descrizione trovate tutti i link a tutti i nostri social. Vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto e ci vediamo alla prossima. La tua morte non arriverà facilmente.